attività cognitive. Ad esempio, potremmo utilizzare un momento durante la giornata per rannicchiarci vicino, ascoltando così anche con il tatto, con il nostro corpo. E creiamo una routine attorno a questo momento che potrebbe contribuire a tirare fuori le nostre e le loro emozioni. Ad esempio, leggendo un libro. L'ideale potrebbe essere Il mostro dei colori. È un libro molto apprezzato in asilo dai miei piccolini, ma che con i miei figli ha dato opportunità emotive anche più elevate. Attorno a questo momento potrebbe nascere anche una domanda giornaliera, tipo: come ci sentiamo oggi? Il libro offre opportunità creative. Potreste infatti creare dei barattoli, colorandoli, o delle scatole con colori corrispondenti alle emozioni del libro e fare degli altri dischetti, così come i cartoncini, e colorarli di altrettanti colori da scegliere poi ogni giorno ed inserire in un barattolo settimanale che evidenzierà le loro emozioni. Quindi oggi sono arrabbiato, bollino rosso della rabbia. Oggi sono gioioso, bollino giallo della gioia. Una buona scusa, insomma, per aprire il proprio cuore sempre sotto forma di gioco. Sempre sotto forma di gioco. Per allenare le competenze logico-matematiche possiamo creare delle attività creative e divertenti. Alcune suggerite... Ai, gatto! Gatto! Suggerite proprio dalle maestre del mio bimbo che a settembre andrà in prima elementare. Potete mettere anche delle mollettine colorate, colorare gli ultimi lati delle mollettine e poi applicarli ai cartoncini. Saranno loro a fare queste associazioni che sono molto importanti. Allora, abbiamo visto attività che comprendono la parte cognitiva del bambino e che magari può regalarvi anche un momento intimo e rilassante con i vostri bimbi. Ma sappiamo che una delle fatiche di noi genitori è la loro voglia di movimento. Ed effettivamente anche la parte motoria ha la sua importanza nella crescita dei vostri bimbi e nello sviluppo importantissimo dell'autostima. E perché non creare quindi dei percorsi psicomotori casalinghi? Io ne ho allegato uno sulla mia pagina Facebook che potete utilizzare per prendere spunto, ma comunque utilizzando delle sedie come tunnel, dei cuscini per saltare. L'importante è che ci siano tutte le componenti più importanti, quindi appunto saltare, piedi uniti, a gambe divaricate, capriole, passare dentro, sopra, queste cose. Allora, quindi sulla mia pagina Facebook troverete un esempio che ho svolto in casa con i miei bimbi. A seconda del loro limite motorio, tante sono le idee e divertente sarà coinvolgerli anche nella ricerca del materiale da utilizzare. Starà poi a voi proporre come farlo, e mentre loro vorranno provarlo e riprovarlo per divertirsi e per mostrarvi progressi, voi potrete un pochino riposare facendo da pubblico. Largo spazio anche alle vecchie scatoline chiuse, scatoline aperte, o alle belle statuine con la musica, che daranno a loro modo di sviluppare o migliorare il senso del ritmo, la creatività, e a voi di godere del vostro bimbo comodamente dal divano, perché serve anche questo, senza troppo impegno. Ricordiamo che l'attività motoria è un mezzo attraverso cui il bimbo costruisce l'immagine di sé come persona fisica e dotato soprattutto di capacità e potenzialità, favorendo quindi anche l'autostima. Questi semplici giochi contribuiranno a sviluppare gli schemi motori in quanto coinvolgono tutto il corpo e saranno poi utilizzati per risolvere i compiti della vita quotidiana, e quanto più saranno utilizzati e sperimentati in situazioni diversificate, tanto più diventeranno matrici di nuovi movimenti e quindi via a saltare, strisciare, correre, rotolare, lanciare, spingere. Certo, i giochi di gruppo favoriscono il senso di appartenenza, il rispetto delle regole, il piacere di stare con gli altri, rafforza la propria identità, stimola di fatto la socializzazione e l'accettazione di regole sociali. Ma mamma e papà, torneranno anche quei momenti, per ora divertitevi così. È importante comunque che ci siano queste opportunità di gioco a casa per sperimentare le proprie capacità, ma sicuramente è prezioso vivere queste esperienze di gioco con gioia e allegria. Attività manipolative. Sicuramente regina delle attività di manipolazione è la pasta di sale, colorata oppure da colorare una volta asciutta. I travasi con la pasta, con i legumi, i cereali in generale, anche con i cornflakes. Quindi preparate vaschette, contenitori, cucchiai di plastica, cucchiaini, contenitori tipo dello yogurt, quindi di varie misure, anche quelle della ricottina, quindi grandi, piccole, con due vaschette che portano da una parte e dall'altra. È una di quelle attività ripetitive che per i bambini sono molto piacevoli e al tempo stesso sono anche molto utili. Allora, potrete anche fare
della pasta di sale, applicare dei bastoncini o delle cannucce e poi far infilare comunque la pasta, anche perché oltre alla manipolazione anche l'infilare e sfilare è una delle attività che li fa concentrare molto e che è molto importante come esercizio. Anche la farina gialla mischiata con l'acqua può assomigliare molto alla sabbia e quindi se prendete una vaschetta abbastanza ampia mischiando non troppa acqua perché sennò non riescono poi più a manipolarla, potete dargli anche delle formine e possono fare proprio le formine come se fosse la sabbia. Sicuramente le attività manipolative vi aiuteranno a far sfogare la loro voglia di fare, a scaricare un pochino di energie perché serve anche quello e magari un po' di tempo da dedicare a voi, in quanto può anche non prevedere una grande collaborazione. Ma siccome sappiamo che sarebbe tutto un "mamma, guarda, mamma, mi aiuti, mamma", allora potreste approfittare magari mettendoli in cucina mentre voi sistemate, in modo che la vostra presenza li rassicurerà durante l'attività, però loro hanno la loro attività da soli e voi occupate il tempo per fare appunto altro. Attività grafico-pittoriche, yeah! Per dipingere, mamme, papà e bambini, non è necessario avere in casa le tempere, anzi potrete approfittarne per far sperimentare ai vostri bambini la creazione di colori naturali, utilizzando i loro strati, come ad esempio per le barbabietole, per fare il rosso, gli spinaci, la curcuma, che può servire anche per la pasta di sale, oppure utilizzando delle verdure come carote, lattuga, patate e utilizzarli come stampini. Di questo anche ho un bellissimo video, sempre sulla pagina Facebook, qua non riuscivo ad allegarli, ma vi ho messo comunque delle fotografie con le patate, quindi con i tagliabiscotti riuscite a inserirli nella patata, a tagliare intorno e a creare questi stampini. Naturalmente si insegnerà ai bambini di evitare gli sprechi facendo utilizzare ai bimbi gli scarti dei prodotti della pulizia delle verdure, ad esempio. Si può pitturare comunque con vari materiali come tacche di sughero, i cotton fioc utilissimi per fare i fiori e le chiome degli alberi, potete prenderne uno solo e farli utilizzare così con dei puntini, oppure fare un ciuffetto di cotton fioc legati e lasceranno tanti segni. Anche dei polipetti con i rotoli della carta igienica, comunque anche di queste ci sono delle fotografie dove potrete comunque prendere spunto e io rimango sempre a vostra disposizione. Per creare ad esempio gli alberi che poi potranno decorare, si possono mettere delle macchie di colore sul foglio e far soffiare all'interno di cannucce. La tempera non deve essere molto densa, però un pochino liquida, se no non riescono. Anche qui quindi faranno un esercizio soffiando e poi potranno creare i loro alberi. Attività divertente quanto importante è la pittura verticale, ma non applicabile però questa a tutte le età, perché è più impegnativa e da parte vostra richiede più controllo. Quindi vi lancio alcune idee che possono comunque interessarvi. Sulla pellicola, ad esempio, si può pitturare sulla pellicola quella trasparente. Potete prendere un tavolo, anche dei bambini, messo sotto sopra, avvolgere la pellicola attorno alle gambe e far colorare sulla pellicola. Sarà interessante proprio l'effetto della trasparenza, oltre alla posizione, perché ripeto, la pittura verticale è anche una delle attività molto importanti da utilizzare per i bambini. Cartelloni sui muri o spruzzini, quindi possibile applicare anche con la tecnica degli stencil, l'importante è che prendete gli spruzzini, quindi dei detersivi, tempera e un po' di acqua, non troppo diluita perché altrimenti è un pasticcio, e spruzzano e fanno quindi il loro giochino, in realtà vedono i segni che lasciano, eccetera. O anche ad esempio la pittura all'interno di una busta, quelle buste salva cibo che poi si chiudono, mettete dentro la tempera, chiudete, l'applicate su un vetro e loro, manipolando con le mani, vedono tutte le macchie di colore e non si sporcano e non sporcano neanche voi. Anche con la pellicola si può fare in orizzontale, come mettere il foglio con altre cose e senza sporcarvi. Anche di questi ci sono comunque foto e video. Se poi invece vi state divertendo, cioè avete preso gusto e volete esagerare e volete partire per la grande avventura del mondo dei piccoli, allora posso proporvi di pitturare con i piedi. E per non sporcare potete fare delle scarpette con il multiball e associare l'attività oltretutto alla musica, così da aggiungere anche una componente motoria più intensa. E aggiungetevi ai bambini, perché vi assicuro che è molto divertente. Io l'ho fatto ed è molto 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 divertente. Allora, dato il caldo che sta arrivando, il grande amore per i bambini per l'acqua, si potrebbero creare dei giochi d'acqua, che appunto solitamente li impegna molto.
tra i più belli utilizzati dai miei bimbi del nido è quella in cui coloriamo con il ghiaccio colorato, acqua mescolate a tempere o coloranti alimentari. Quindi potete scegliere se mischiare con le tempere, vengono dei colori un po' più forti, o con i coloranti alimentari che sono molto più delicati. Utilizzare sia i porta quelli che fanno il ghiaccio, quindi le vaschettine, o anche i sacchettini usa e getta. Per il multiball possiamo utilizzare appunto anche in modo un po' più soft, quindi invece che metterlo sulle scarpette dei piedini, su dei rotoli di Scottex, e farli rotolare per colorare e lasciare i segni appunto delle palline, delle bollicine. Se poi i bambini sono un pochino più grandicelli, allora potete dare loro qualunque materiale di riciclo, spazio al ritaglio, al collage libero, oppure potete dare loro dei disegni o farli fare a loro per riempire anche degli spazi determinati. Naturalmente in tutte le attività grafico-pittoriche tanto viene coinvolta la motricità fine, oltre alle competenze anche oculo-manuali. Quindi siate felici che i vostri bambini, mentre giocano, stanno cercando anche di crescere, di imparare, di perfezionarsi. Allora, per terminare vorrei proporvi due meravigliose attività che i bimbi potranno fare da soli, anche se secondo me in realtà stimoleranno anche la vostra curiosità e avrete voglia di partecipare. Uno è la texture con i vari materiali che si trovano in casa, che mi è stata suggerita dalla mamma di un mio bimbo e mi è piaciuta tantissimo, e l'altra è quella di disegnare le ombre di oggetti. Quindi potete metterli seduti al tavolo, come vedrete poi nelle fotografie, contro il sole, mettere degli oggetti davanti e disegnarne le ombre. Bellissimo è anche fare le ombre di se stessi, o comunque anche con un videoproiettore proiettare comunque delle sorte di diapositive con dei campi fioriti e rifare, però quello è un pochino più complesso, questo è abbastanza semplice. E ricordatevi che l'elemento principale deve essere la gioia, e io in questo periodo così preoccupante ciò che vorrei regalarvi è proprio tanta tanta gioia e spensieratezza. Scusate i capelli al vento, ma stamattina in giardino c'è tanto vento. Ciao a tutti!